Che l'Anconitano può allungare, visto il Valfoglia, visto qui domenica scorsa, è una squadra che può tranquillamente portarvi a punti da vostra vetere contro il Virgo Sinigaglia, e l'Anconitana è chiaramente favorita oggi nella gara con il Mondolfo. Eccole, il fischio parte addirittura, attenzione alla botta di Travaglini, la sponda per Mastro Nunzio, servito poi al limite dell'area, Pucci il tiro, la palla finisce alta. Non si fa vedere nessun compagno, Mercurio temporeggia un po', poi vede Mastro Nunzio, lo osserva, la sponda della Vipera per Ruival, la palla di ritorno, ancora Mastro Nunzio, gran palla per Pier Gallini, che entra in rigore, cerca la sua solita azione, il cross di destro, il colpo di testa di Ruival, la palla che finisce di pochissimo a lato. Zagaglia. Ruival, Caspazio, si può girare l'argentino, sarà Mastro Nunzio che può andare anche il tiro, eccolo! Palo esterno! Dalla bandierina Juninho Venturim a rientrare, il colpo di testa è di Tommaso Colombaretti, la Colitana va in vantaggio al 19° minuto, palla in mezzo insidiosa, il colpo di testa di Mercurio, la palla però rimane ancora lì, poi mette fuori Zagaglia, il tiro di De Angelis finisce a lato, Pirgallini va in pressing su Polverari, va via però il numero 3 Granata, bravissimo nell'azione personale, Messina gli porta via la palla, Colombaretti, poi ancora Malvoni per De Angelis, il cross del numero 7, ancora Colombaretti, la palla però rimane di rigore, il tiro, la parata di Lori, sbaglia tutto Brocca, può partire in contropiede Ruival che può scatenare tutta la sua velocità, il doppio passo d'argentino e il tenere di rigore non lo tiene a nessuno, il cross in mezzo deviato, no, foda direttamente in fallo di fondo. Mastro Nunzio, il cross sul secondo palo, c'è Pucci che si mette giù il pallone, il 2-0 della Coritana, Nicola Pucci, rimessa lunga con le mani Tomessini, Ruival, la sponda per Mastro Nunzio che si può scatenare, c'è tutto solo, Pucci sulla sinistra, servito il tiro, la parata stavolta di Spallacci, molto bravo la Vipera, cerca di mettere ordine, il tocco per Piergallini, la palla che rimane in campo, la palla messa in mezzo, Ruival di testa, la parata di Spallacci e poi c'è il gol annullato. L'arbitro decide che può bastare così per il primo tempo e senza recupero manda le due squadre negli spogliatoi, Colombaretti per Piergallini, anticipato, poi arriva Mastro Nunzio che riesce a portare via il pallone a Polverari, prova l'azione personale, il capitano va via, entra in area di rigore, Mastro Nunzio, palla dietro per Ruival che la stoppa di destro, il tiro di sinistro sulla linea, poi Piergallini che prova ad andare via sull'auto di destra, prova il tiro, la palla finisce alta di poco, De Angelis sul punto di battuta, è uno schema, arriva Vampa, il tiro, palla fuori di poco, Piergallini, poi ancora Zagaglia a cercare Ruival che può andare via alla numero 5 Ferroni, il tiro di Ruival, la parata di Spallacci che dice ancora di no l'argentino, Iacchetta, lo scambio con Zaldua, va via palla al piede Iacchetta, su di lui poi c'è un intervento probabilmente regolare ma si continua a giocare con Zaldua che entra in area di rigore, può andare anche al tiro che viene deviato e Spallacci la butta in calcio d'angolo. Parte lo spiovente basso, Mastro Nunzio che rimane in controllo del pallone, il tiro, Colombaretti di testa, Marengo ancora per il muro di Marotta che va in azione personale, se la va anche a riprendere, poi mette la palla a Mastro Nunzio in area di rigore, il tocco, bravo Spallacci stavolta, Palazzi ha un po' di spazio, prova il tiro, Lori con un po' di difficoltà, l'egiziano supera la metà campo, 4 contro 3, servito Iacchetta, da quest'altra parte c'è Zaldua, servito Mastro Nunzio che entra in area di rigore, il tiro deviato in calcio d'angolo, con le mani Travaglini, sbaglia tutto Brocca, Ganam, il servizio per Iacchetta messo giù, si prosegue per il vantaggio, Zaldua, ancora la parata, ancora Zaldua che torna al gol, 3-0 per la Coritana che chiude tutto, Ezequiel Zaldua, poi Fuglini, Mastro Nunzio, il velo della Vipra, Zaldua ha cercato la palla ancora per il capitano, c'è Ganam che mette la palla in mezzo, ha tentato la rovesciata Mercurio, Iacchetta fuori di poco, si continua a giocare intanto, ultima azione per l'Anconitana con Iacchetta che serve Mastro Nunzio, la parata del portiere ancora che dice di no a Spallacci, a Mastro Nunzio, è game over al del Conero, l'Anconitana batte 3-0 il Mondolfo.